Ragazzi, benvenuti! Iniziamo subito questo primo gameplay di Dragon Ball Sparking Zero. Vai, inizia partita. Ci troviamo nelle montagne. Vediamo. Oh mio Dio, che devasto. Sicuramente sono loro, Goku e Vegeta, che si eliminano di santa ragione. Mamma mia, subito così iniziamo, a bombozza. Stai al tuo posto. Prendi. Mamma mia, bellissimo. Oh, dai, premi X, sfonda sto tasto, sfondalo. Mamma mia, ok, perfetto. Ok, un allenamento. Bene, facciamolo ragazzi molto molto velocemente. Non ci dilunghiamo troppo. Bene, sì, tutto molto interessante. È giusto un piccolo ripasso dei tasti base. Tempo scaduto, va bene Vegeta. Ormai Whis è di casa, lo sappiamo già. Ok, quindi qua siamo proprio praticamente in epoca super, ovviamente. Ok, cosa ci sarà? Andiamo da Bulma. Oh mio Dio, la sigla! Cioè tipo l'opening grande! Che bella, c'è effettivamente la sigla, sì, della serie. Mamma mia! Oh, ma che figo ragazzi, mi sto gasando troppo. Cioè si prospetta veramente una serie incredibile. Non perdetevi i prossimi episodi, iscrivetevi e attivate la campanellina perché porteremo tutta la serie di Dragon Ball Sparking Zero. Oggi iniziamo con la saga dei Saiyan. Questa è la Ultimate Edition e piano piano proveremo tutte le novità. Mamma mia! Oh, Gohan! Mamma mia, ci sono tutti, praticamente si stanno malmenando tutti tra GT, Super, Z. Oh mio Dio, Freezer contro... Giren contro Broly! Bellissimo. Mamma mia. Finalmente Goku Ultra Istinto contro Giren. Mamma mia. Mamma, che figo! Oh mio Dio, tutti insieme i guerrieri! Mamma mia, ma che scena figa fu questa? Bellissimo, questo sarà il mio prossimo sfondo del desk, ragazzi. Mamma, concludiamo questo scontro. Che bello, ragazzi. Dragon Ball Sparking Zero. Perfetto, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito la nostra avventura. Siamo arrivati da Bulma. Ok, grazie, congratulazioni. Questo è il menu, ma si può cambiare scenario, tipo episodio e personalizzazione, oppure possiamo andare. Aspettate che i comandi ancora devo familiarizzare. Vieni avanti, siamo da Dende. Grande. Qui possiamo fare Sharon, Super Sharon. Vabbè, faremo dopo. La galleria da Mr. Satan a casa sua con Fidel e Majin Buu. Negozio con Krillin coi capelli. Ma il genio che legge un giornaletto di motori. Ah, non è vero invece. Aveva nascosto tutto. Zeno, grandissimo Zeno. Anche allenamento. Abbiamo anche il torneo mondiale. Bellissimo, tutte cose da provare. Ragazzi, non mi sono spoilerato quasi nulla, pressoché nulla, quindi sono proprio curioso di vedere cosa ci riserva il gioco. E appunto, iniziamo. So veramente poco, questo poi è il mio primo Budokai Tenkaichi, quindi premessa, non mi uccidete nei commenti perché sto provando. Un guerriero sempre in cerca di nuovi e potenti avversari che affronta un nemico uno dopo l'altro con uno spirito indomito e una forza impareggiabile. Vai Goku! Bellissimo, siamo in uno spazio etereo, viaggiamo tra il mondo, tra la storia effettivamente, tipo una stanza dello spirito del tempo. Questo è il mio primo Budokai Tenkaichi, ragazzi, mi ho giocato anche gli Xenoverse, tutti e due. Rot, scritto non sappiamo cosa significhi. Radish, direttamente così, perfetto, iniziamo proprio subito. Si inizia subito? Benissimo Radish, ti sfondo! Anche se effettivamente era molto molto potente rispetto a noi, insomma, all'inizio. Mamma mia, mi sta menando come un fabbro. Aiuto. E che cavolo. Devo familiarizzare un po' con i comandi. Ci carichiamo l'aura. Diamogli in faccia e spacchiamolo di mazzate.
Tanto stanno dicendo cose molto interessanti, molto fedeli all'anime, sto notando, ragazzi. Inseguiamolo. Ora adesso non scappi. Anche se aiuto. No, mi dio, no, non voglio lanciare i colpettini d'aura. Beh, tiriamoci sta Kamehameha allora. Dove la sto mirando? No, no. Va bene, non è andata a segno, ragazzi, meglio di niente. Purtroppo devo prenderci ancora la mano. E basta questi colpettini d'aura, non ci riesco. Vorrei fare un attacco pesante, devo imparare come concatenare le combo. Vai, stavolta andrà questa Kamehameha. Oh, l'ha deviata, ragazzi. Oh, attacco supremo. Ok, perfetto, non ci ha preso in pieno. Mamma mia, è troppo gasante, è bellissimo. Siamo in modalità sparking. No, adesso non più. Meno ce l'ho mostra Kamehameha. Vai! Preso! Oh, e silenzio, Radio. Ancora questi cerchietti. Oh, oh, oh! No! Aia, mi ha colpito lo stesso. Forse devo fare qualcosa in quel frangente. Non lo so. Boom! Pugnozzo super potente. L'abbiamo distrutto, signori. Abbiamo sbloccato un po' di cose. カカロットよ。子供を預かっておく。明日までにこの星の人間を100人殺して、ここに死体を積んでおくのだ。もちろん死体がなければ、この息子は死ぬことになる。じゃあな。明日を楽しみにしているぞ。 No, Gon! Goku non può nulla contro la straordinaria forza di Raditz, che rapisce Gohan senza battere ciglio. Tuttavia, Goku riceve un'altra visita inaspettata. Piccolo! Ecco, l'hanno detto loro. Come? Dove sei qui? Yatsu no ato o tsukete kita no da. Sono due to ittemo Yatsu wa taosen. Da ga, ore to kisama ga kumeba.倒せる可能性が少しはある。確かに。しかし、お前が言ってどういう数の吹き回しだ？勘違いするんじゃない。貴様と組、やつとやつの仲間2人とやらを片付けたら、もちろんその後は貴様をぶち倒して。おお、ピッコロ、ステガルモ、ステガルモ、ロソケイリセンディメンディダラダルパサドマディディステガルモ。 Oh, ma c'è una scelta multipla, con Piccolo oppure affrontare da solo Raditz. Ragazzi, non me la sento. Dopo vediamo cosa succede se facciamo l'altra scelta. Bulma, Rida, kashite kudai. Vai Bulma, sei sempre fortissima. Me Kintou no hayasa ni tsuite koreru ka? Uzakeru na. 俺様のは貴様のような情けない武空術とは違うんだ。Raditz rinchiude Gohan in una capsula spaziale. Goku pensa a un attacco a sorpresa, ma Raditz lo individua grazie al suo scouter. Goku non ha scelta, deve affrontare Raditz faccia a faccia. カカロット、貴様もう少し頭が切れると思っていたのだがな。身の程知らずとはこのことだ。ごちゃごちゃ言い合うのはそれぐらいにしておくんだな。カカロットよ、貴様を仲間にするのはもうやめにしたぞ。ただの足手まといになりそうなんでな。我が一族の恥だ。 死んでしまえ! Iniziamo questo scontro. Raditz, oh mio dio, non si muove, i nostri corpi non gli fanno nulla. Aiuto. Dai Goku,
Oh mio Dio, ci ha preso, ci ha distrutto la faccia, sto animale. Io vorrei provare a fare un contrattacco, ma non ci riesco, ahimè, purtroppo. Ecco, bene, mi attacca pure. No, grande roccia mi ha coperto le spalle. Carichiamoci l'aura. Ci abbiamo la super Kamehameha, non ci credo, bellissima. Grande, vai Goku! Bellissima, che animazione spettacolare, e l'abbiamo distrutto! Bellissimo, gli effetti spettacolari! È arrivato anche Piccolo! Oh mio Dio, Radish! Ok, colpo supremo. Senti, ricarichiamoci di nuovo la super Kamehameha, vai. No, aspetta. Scontro Traure, no. Vediamo se la riesco a fare ora. Anzi no, e niente. È finita così. Bellissimo. E qui c'è bellissima la fantastica scena di Gohan che spacca tutto. Grandissimo Gohan, perché ti sei rovinato la saga di sé? No, vabbè, non anticipiamo, non facciamo spoiler. Come se non sapessimo la storia di Dragon Ball tutti quanti, però. Grande. まだ子供だからとでも言いたいのか。心配するな。すぐに合わせてやる。あの世でな。貴様、ピッコロ、早くあの技を。貴様正気か。お目を通すにはこれしか方法はねえんだ。待たせてな。覚悟いいか。 Addio Goku, questo è stato il vero primo trauma, ragazzi, da bambini. Vedere Goku così distrutto all'inizio della serie. Soitsu ni tanomeba donna nozomi darou to kanou ni naru. Shinin o ikikaeraseru koto datte na. Kusotori. だが、いいことを聞かせてもらったぜ。 これまでの状況は全て遥か宇宙にいる お、俺の仲間二人に通信されている この俺がやられたことを知って 必ずここにやってくる。 その二人が ここにやってくるな。いつ。一年。たった一年後だ。一年。さらに強い戦士が二人。今度こそ貴様らの勝てる可能性はゼロだ。 1年の間にせいぜい楽しんでおくんだな。 Ok, passiamo direttamente a Nappa e Vegeta. Dopo essere morto nello scontro con Radish, Goku viene trasportato nell'aldilà con l'intero corpo da Dio perché si alleni sul pianeta di Rekkaio. Trascorso un anno, i due Saiyan raggiungono la Terra. Goku termina il suo addestramento sul pianeta di Rekkaio, viene risuscitato dalle sfere del drago, torna sul campo di battaglia. I Saibaimen! No, Yamko, no! Rimarrai per sempre nei nostri cuori. Oh mio Dio. Yamko finisce per essere ucciso dall'autodistruzione della creatura generata dai Saiyan. Uno ad uno anche gli arti guerrieri cadono davanti alla terrificante potenza dei due invasori. Ma proprio quando ogni speranza sembra perduta, appare Goku.
バカな仲間どもが死んじまってショックだ。ノー、maledetto ナッパ、ステパランドグリーフ。バラバラになったチビもいたっけな。È stata un'altra parte molto commovente quella. Anda, sono zrawa. Chi ni rane na. Monappa. Ti distruggo. Sonna ni assari to koroshite hoshii no ka. Sanzo. Mamma Goku, che figo. Sama la. Oh, ma parte aggressivissimo. Vegeta! Ma stai fermo! Kakaroto no sentoryu ga ikutsu ni natta? 8000 ijou da! 8000 ijou! Sore wa machigai da ze! Koshou da! Nankara kono Nappa sama ni kanau wake ga nai da! Vediamo quale suprema abbiamo. La sfera Genkidama, beh, effettivamente la sblocca dopo l'allenamento con Rekkaio. Insieme al Kaioken. Vai, Goku, spariamocela sta sfera Genkidama in faccia, che è ancora quella piccolina, ma quella fortissima. Mamma, che figa! Distrutto, distrutto. Nappa, ritirati. Buttiamocene un'altra. Boom. E niente, Nappa, dici le tue ultime parole, perché non hai più scampo, mi dispiace. Sentite, avviciniamoci e se riesco lo sfondiamo. Perfetto, proprio inerme Nappa, vergogna. Vegeta, sasukete kure. Ecco qui Vegeta che sistema tutte le cose. Vegeta! Vegeta! Ugokenai Saiyajin nado hitsuyou nai. Shine! Vegeta! Comunque devo dire la verità, bellissimi questi quadri, queste immagini che passano su schermo, veramente è bellissimo. Aizu ha sugo suiru nda yo. Kaette Goku ga kyo tsukatte jama ni naru dake nanda. Sumarei na. Aizu no tsuyusa omotteta ijou mite nanda. Vegeta si infuria nel vedere Nappa venire umiliato da Goku, incapace di controllare la sua ira, uccide il suo compagno. Goku percepisce il pericolo e ordina a Gohan e Krillin di tornare immediatamente alla Kame House. Dopodiché, su richiesta di Krillin, decide di cambiare campo di battaglia. E si va nelle montagne. Goku sceglie un luogo disabitato e spoglio per sfidare Vegeta a duello. Yoshi. この辺りなら人も動物もいねえだろう。なるほど、ここを貴様の墓場に選んだわけか。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いクズ野郎が貴様のように大した敵のいない星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。そのおかげでオラこの地球に来れたんだ。感謝しなきゃな。それによ、落ちこぼれだって必死で努力すりゃえり面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。 Iniziamo subito lo scontro. Iniziamo a malmenare Vegeta senza pietà. Ma
Oh, 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 mamma mia, mi mina le mani tantissimo Vegeta, cioè si vede che è molto molto più difficile. Io sto giocando a difficoltà normale, ragazzi, però mi devo ancora spratire. Oh, oh, vabbè, mi ha devastato, ragazzi. Oh, fermati, fermati, vai. Oh, mamma mia. Ma è un pazzo proprio. Dai, dai, spariamoci in faccia qualcosa. Tipo una bella sfera Genkidama, ecco. Però prima di quello facciamo un attacco Kaioken. Lo vogliamo vedere questo Kaioken o no? Scusami, lo potenziamo pure. Sfonda tutto. Bellissimo. Mamma mia. Mamma mia. Spettacolare, spettacolare, sì. Oh, mo ce la speriamo una bella sfera Genkidama. Si parla quanto vuoi, Vegeta. Ma mi sa che questo ti colpisce in pieno, effettivamente, sì, da sì. Mamma mia, gli avevo tolto due barre di vita. Mamma. Il cannone Gallic. Proviamo a fare la scena dell'anima. Vai, spariamo sta Kamehameha, carichiamoci. Sta sparando il cannone Gallic. No, no, in ritardo, no. E vabbè, niente, ragazzi. Spariamoci una sfera Genkidama, così compensiamo, che devo dire. Però l'intenzione c'era. No, l'ha lisciato, dai. Vegeta, non ti potevi far colpire. Aia. Mamma mia, bellissimo questo contrattacco. Vegeta, dì le tue ultime parole. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Che contrattacco. Ammazzata in faccia. Finito con un attacco normalissimo. Ma ben ti sta, Vegeta. Non ti meriti la suprema. Lo scontro è durissimo, ma Goku riesce a fatica a contrastare l'attacco di Vegeta. Tuttavia Goku percepisce ancora l'aura di Vegeta, Jirōbei esce dal suo nascondiglio, ma Goku lo incita a fuggire. Vegeta si fa di nuovo avanti e stavolta Goku è convinto che l'unico modo per sconfiggerlo definitivamente si sfiora la sfera Genkidama. Purtroppo Vegeta ha ancora un asso nella manica, una tecnica speciale dei Saiyan. E lo sappiamo tutti cos'è. Oh mio Dio, la grande scimmia. Questa sarà tosta. Che figa sta scena. Gohan, 俺も行くよ。行くってば。 Mamma mia, come sei brutto. Ma è veramente fighissima. Io so anche, ragazzi, che useremo le grandi scimmie. Chissà se usiamo Gohan, ma non penso. Non penso. Le proveremo, non vi preoccupate. Intanto pensiamo a far fuori questo maledetto. なんだっけあのバケモンは。オラと地球の元気玉、食らわしてやる。 Eccolo qua, tutto aggressivissimo, ma cosa? È gigantesco, gigantesco. Oh, speriamo ci sta questa bella Kamehameha, l'ha colpito. Bene. Oh, questo mi ha tolto molto di vita. Si è bloccati, siamo bloccati, bene. Siamo sotto, non ci prenderai. Attenzione che miro le parti basse, non sono fair play. Un'altra Kamehameha ben assestata, ci stava proprio, ragazzi. Questa l'ha parata, maledetto. Vabbè, giustamente. Aiuto, aiuto. Ecco, questo me lo ha colpito. E basta, bastiamo, bastiamo, perfetto. Carichiamo l'aura al massimo. Non abbiamo la suprema? Non ne sono di Kamehameha e cose così. Ancora questo suprema. Ok, l'abbiamo allontanato, signori.
Vediamo di solo un'altra Kamehameha. Vediamo se riusciamo a fare uno scontro Taure, visto che si è caricato Laura. No, non è andato. Dai, eliminalo questo attacco. Neanche questo. Ci siamo, ci siamo. È andata, signori, è andata. Scontro Taure. Vegeta, ti distruggo. Mamma mia, che figo. Una semplice Kamehameha, signori, buttata all'aria Vegeta. Grande scimmia. Evviva. Goku usa l'esplosione solare per accecare Vegeta trasformato in grande scimmia e guadagnare il tempo necessario. Poi scappa via allontanandosi il più possibile. Dopodiché inizia a raccogliere energia da tutte le creature del pianeta per un ultimo attacco, nella speranza di concludere lo scontro. Beccati questo, Vegeta. Itachi no saigo pe tte yatsu da. Kore de ora ni hanakuso hojitsu. Veramente questo qui per un momento molto iconico e bello della serie, devo dire. Lo scontro con la grande scimmia Vegeta è veramente figo. E la parte proprio di una parte di grande tensione, cioè come poi sarà ancora di più avanti nelle prossime saghe. Quindi ragazzi, non perdetevelo. Intanto sta sfrandomando Goku. Brutti ricordi. Gohan, salvaci tu. E come sappiamo, Jirobei taglia la coda, per fortuna, a Vegeta. Jirobei, che ha aspettato il momento giusto per attaccare, salta fuori e taglia la coda a Vegeta grande scimmia. Vegeta torna al suo spettro normale, tuttavia Goku è ancora incapacitato, per cui né Krillin né Gohan hanno alcuna possibilità contro un Vegeta indebolito. Goku chiama Krillin e le affida la sfera Genkidama. Non resta che aspettare il momento migliore per utilizzarla. Vegeta! Questo è... Genkidama da... Yatta na... Nani yattondakya bakero! Hayaku sore yatte mae! Nani? Ano baka! Kusottare! Bellissima sta scena! Vai! Vai Gohan! Hane kise Gohan! Soita mikata da! Bellissimo. E come sappiamo, eccolo qui Gohan, grande scimmia.
Vegeta riesce a sopravvivere alla sfera Genkidama, colpito dalla luce della finta luna creata da Vegeta, Gohan si trasforma in grande scimmia e lo mette alle corde. Krillin sapeva dare il colpo di grazia, ma Goku lo ferma e gli chiede di lasciarlo andare. Sfuggito alla morte per un soffio, Vegeta lascia la Terra. Venuti a conoscenza dell'esistenza del pianeta Namek, Krillin, Gohan e Bulma sono convinti che ospita altre sfere del drago. A Goku serve tempo per ristabilirsi, quindi i tre partono per Namek senza di lui. Già siamo alla saga di Namek, grande! Saga di Saiyan, completato! Ok, possiamo continuare, però questo lo facciamo ragazzi nel prossimo fantastico episodio. Volevo un attimo riprovare la scelta multipla di Piccolo per vedere se è la stessa cosa. Quindi scegliamo Radish e sentiamo cosa dice. Goku, mucha osuruna. Oh mio Dio, ci deve aiutare Krillin e il maestro Muter. Ma è più che altro un po' di Krillin, non di altro. Krillin, dame non da. Senronia, onaji nege wa nido to tanomenen datte. Sore wa sou ja ga, Goku ga ano mono ni makete shimaeba, docchi michi minna korosareru jaro. Sou da yo. Dakara ore tachi ni mo kyoryoku sasete kure, Goku. Krillin. Jichan. Sumane. Yoshi. Kochi kara ikko. Bulma. ドラゴンレーダー持ってっか？そうか、ゴハン君の帽子のてっぺん、ドラゴンボールだったわね。よし、行くぞ。一か八かだ。待てよ、悟空。ブルマ、わしらも行くんじゃ。Goku rifiuta l'offerta e si precipita a salvare Gohan con Krillin e il maestro Muten. Il maestro Muten sale sull'aeronave di Bulma, mentre Goku e gli altri si dirigono da Radish. Il loro intento era quello di lanciare un attacco a sorpresa, ma Radish può individuarli grazie allo Scouter. Così abbandonano il loro piano e decidono di affrontarli faccia a faccia, come prima ragazzi. Quindi qua velocizzo, il dialogo è identico, solo che invece di Piccolo c'è Junior, c'è Krillin, è uguale. Lo scontro è identico, a un certo punto Piccolo si unisce a noi in battaglia. Niente, spariamo, vi faccio vedere giusto qualche super Kamehameha, perché ragazzi è bellissima, cioè è una cosa spettacolare, anche più spettacolare di Xenoverse 2. Il taglio grafico e stilistico è proprio diverso, però veramente non c'è male, veramente fatto bene, veramente spettacolare. Proviamo anche qui un bel colpo del meteorito. Son Goku, kisama, atarashi totteoki no waza nanka nai no ka? Sumane na. Ok, solamente Krillin dice che è troppo forte. Va bene così, abbiamo fatto comunque ragazzi. E con questo ragazzi abbiamo completato la saga di Saiyan. Non vedo l'ora di fare il prossimo episodio. Io spero che supportiate il video. Un saluto a tutti da Miki. Ciao ciao ragazzi.